Il Pescara Colli conquista il titolo provinciale senior targato 2020-2021, superando di misura in finale il Qualpi Soccer grazie alla rete decisiva di Giuliani. Partita accesa e dai ritmi elevati che intrattiene piacevolmente e diverte il nutrito pubblico accorso al comunale Febo ex Gesuiti. Il Qualpi Soccer di Gianfranco Pesce scende in campo con Segalotti, Mario D'Ambrosio, Pavese, De Luca, Bruni, Domenico D'Ambrosio, Colancecco, Kriber, Rossi, Finarelli, Serafini e Rossi a disposizione di Pietrantonio, Di Menna, Contini, Di Cosimo, Panico, Bernava e Valeriano Dorazio. Il Pescara Colli, allenato da Danilo Massimi, invece risponde con Coccione, Marsili, Salì, Marano, Demiri, Di Pietro, Pizzi, Romano, Antoniani, Cameli e il bomber Menegazzi. A disposizione Modesti, Di Renzo, Correntini, Matteo Massimi, Pino Massimi, Giuliani e Ianno. Dirige l'incontro il signor Cinquino, coadiuvato da Di Simone e Mucciarelli. Partono forte gli ospiti con Menegazzi che tenta la girata a volo sul traversone di Pizzi con la sfera che viene tuttavia controllata da Segalotti. Risponde sul versante opposto Colancecco, ma il suo sinistro sfiora solamente il palo alla sinistra di Coccione. Pizzi è una spina nel fianco dei padroni di casa con il suo servizio al centro che viene intercettato da Bruni con la traversa che gli evita una rovinosa autorete. Il Qualpi risponde con Serafini che su calcio piazzato pareggia il conto dei Lenni. La partita regala emozioni con continui capovolgimenti di fronte, con Menegazzi che costringe Segalotti a sporcarsi i guantoni, deviando in angolo la sua insidiosa conclusione dalla media distanza. Ad inizio ripresa sale in cattedra Rossi-Finarelli, il terminale offensivo locale riceve da Kriber, si prepara ottimamente al tiro aggirando il diretto marcatore, ma non inquadra lo specchio della porta da posizione favorevole. Poco più tardi si verifica l'episodio che potrebbe determinare le sorti del match. Rossi Finarelli viene atterrato da Capitan Demiri, costringendo il signor Cinquino a decretare la massima punizione per gli 11 di Pesce. Dal dischetto si presenta lo stesso Rossi Finarelli, il quale si lascia ipnotizzare da Coccione e spedisce incredibilmente alto. Trascorrono alcuni minuti del Pescara Colli a recriminare per un presunto contatto in aria tra Domenico D'Ambrosio e Menegazzi, ma Cinquino lascia proseguire. È nuovamente Menegazzi a generare il panico, lanciandosi in campo aperto, ma Segalotti attento e in uscita sventa il pericolo. L'assistente Mucciarelli segnala un tocco con il braccio del numero 1 locale, ma Cinquino non cambia idea sulla decisione presa e dopo un cenno d'intesa con il compagno di terna lascia riprendere il gioco. Al 61esimo il Pescara Colli a trovare il vantaggio. Sugli sviluppi di un corner la retroguardia locale libera l'area, ma Giuliani arriva primo sul pallone e calcia di prima intenzione, trovando l'angolino basso alla destra di un impietrito Segalotti. Festa grande per i biancoverdi che sentono già sapore di vittoria. Il Qualpi non si arrende e Panico, subentrato all'infortunato Colancecco, trova la via del gol, ma Cinquino non convalida, giudicando irregolare l'avvicendamento con Marsili. Pesce si gioca la carta Contini che conquista subito con maestria una punizione dai 30 metri, lontana per tutti ma non per il fantasista locale, il quale riesce ad impensierire Coccione con la traversa che gli nega la gioia del gol. Il triplice fischio del signor Cinquino decreta il successo del Pescara Colli che può finalmente lasciar partire festeggiamenti. Termina così un campionato disputato in una stagione anomala che ha comunque regalato gioie ed emozioni a partecipanti e addetti ai lavori. Complimenti a tutti, nella speranza di rivederci presto, sempre più numerosi.